Sono qui con Francesco Clerici, l'autore di 24 fotogrammi, storia aneddotica del cinema. 24 è un numero che si ripete più volte nel tuo libro, che non solo 24 sono i fotogrammi che per ogni secondo passano dalla pellicola, ma 24 sono anche le storie all'interno del tuo libro. Com'è nata l'idea di questo libro? Allora, il libro è nato, diciamo, da un aneddoto, per cui è un libro di aneddoti, è un libro molto leggero, sono 24 storie che raccontano dei frangenti della storia del cinema. Insegno, insomma, storia del cinema, insegno a fare cortometraggi e documentari ai ragazzi, mi sono accorto che la cosa che più interessa ai ragazzi con cui faccio lezione, ma in generale tutti credo, sono gli aneddoti, per cui raccontando un aneddoto si può spiegare un concetto. E mi sono accorto di questa cosa raccontando un aneddoto su Charlie Chaplin, che forse qualcuno conosce. E a un certo punto Charlie Chaplin, per fare un esperimento, un po' anche per divertirsi, è andato a un concorso di sosia su Charlie Chaplin, cioè su se stesso, ed è arrivato terzo. Per cui c'erano due persone a questo concorso che assomigliavano di più di lui di se stesso, insomma, e questa cosa spiega abbastanza bene il concetto di finzione, per cui sullo schermo qualcosa risulta più vera di qualcos'altro. È successo in tanti laboratori che ho fatto anche qualche laboratorio a Mazara con Teresa, eccetera, eccetera, che per esempio abbiamo bisogno del professore di matematica che deve fare se stesso, perché deve fare il professore di matematica, ma a volte il professore di matematica non sembra un professore di matematica, per cui dobbiamo chiedere al professore di educazione fisica piuttosto che qualcos'altro di fare il professore di matematica, perché il professore di matematica non è credibile nella parte di se stesso. Per cui la finzione in realtà è più vera della realtà, ed è un concetto che torna abbastanza spesso nel libro, come per esempio un'altra volta in cui torna è Georges Méliès, che è un regista che ormai conoscono tutti per Hugo Cabret, ma che è un regista appunto che ha inventato tante cose. E a un certo punto viene chiamato a fare un documentario, all'epoca si chiamavano Realtà Ricostruite, che è una parola bellissima secondo me, sull'incoronazione di un re inglese. Lui fa un documentario a Parigi, assoldando degli attori che assomigliano al re dell'epoca, con la corte eccetera eccetera, con un fondale dipinto, lo riprende, lo monta, lo mette in scena e il re sarebbe dovuto essere proiettato in contemporanea all'incoronazione vera, quindi come se fosse una diretta fasulla messa in scena, se non che il re vero si ammala, per cui viene rimandata di una settimana, per cui a Parigi vedono l'incoronazione del re inglese prima che in Inghilterra, perché si è ammalato quello vero in Inghilterra, per cui è una realtà indifferita, che è il titolo poi del racconto. Ecco, diciamo, i tuoi racconti, o meglio aneddoti, parlano, cioè, hanno poi protagonisti i grandi del cinema, da Walt Disney a Akira Kurosawa, da Hitchcock a Totò. Mi è piaciuto molto quello su Hitchcock, perché diciamo Omicidio in ascensore presenta un Hitchcock che nessuno di noi si immagina. Qual è stato invece per te il racconto, anzi l'aneddoto che più ti ha ispirato, in sintesi, che maggiormente ti è piaciuto? Allora, gli aneddoti in realtà mi sono piaciuti tutti, per quello li ho messi dentro, per cui ci sono quelli a cui sono più affezionato. Quello di Hitchcock rappresenta bene Hitchcock, perché poi in tanti, soprattutto chi non ha letto i libri di interviste su Hitchcock, si pensano a un certo tipo di personalità Hitchcock. In realtà Hitchcock è una persona estremamente ricca di humor, è estremamente divertente, è una persona ricca di aneddoti. A un certo punto suo papà, quando è piccolo, e molti anche critici fanno risalire a questo aneddoto quasi tutta la sua cinematografia, il papà di Hitchcock a un certo punto, per insegnare Hitchcock a fare il bravo, porta Hitchcock in galera. Va da un poliziotto e dice, e lui non sa cosa ha fatto, per cui ha il senso di colpa per qualcosa che non ha fatto, lo fa rinchiudere 2 ore in galera, e lui, poverino, è disperato perché non sa cosa ha fatto, sta in galera 2 ore, e appunto da questo senso di colpa nascono, secondo molti critici, tanti film, oltre credo a una sorta di rapporto strano col padre, ma questi erano problemi più di Hitchcock, e tanti altri. Hitchcock è ricchissimo di aneddoti nella sua vita, ha anche fatto molti scherzi a altri registi, per cui era un burlone tra virgolette, aveva paura degli occhi dei pesci, aveva paura delle uova sode, non guidava perché aveva paura di morire in autostrada, aveva tante fobie, insomma è un personaggio ricco di materiale anche pseudocomico, come
altri registi, non so, c'è Matarazzo che è una persona talmente, è un regista romano di filmetti, come molti lo chiamano, da Mediaset, nel senso che sono commedie sentimentali, molto meno drammatiche, ed era estremamente scaramantico, era nato il 17, per cui è andato all'anagrafe a farsi cambiare il giorno di nascita, e era sposato il 19, peccato che è morto un 17, lì non c'era più nessuno che poteva spostarlo. Per cui ho giocato un po' con queste fobie per raccontare degli spezzoni di cinema, in realtà, perché appunto raccontando quell'aneddoto di Hitchcock, in realtà poi racconto una parte del cinema di Hitchcock e una parte di quello che è il cinema in quel frangente lì. Cioè, sono tutte storie che hanno a che fare con la finzione, in un certo senso. L'aneddoto a cui sono più affezionato, così rispondo alla tua domanda, è un aneddoto un po' strano, perché è costruito come se fosse un montaggio alternato fra Buster Keaton e Totò, e semplicemente perché sono molto affezionato a Buster Keaton e appunto ho studiato Buster Keaton, mi sono laureato su Buster Keaton, a un certo punto sognavo Buster Keaton e quindi sono molto affezionato a quel personaggio, perché in realtà, oltre ad essere Buster Keaton, dunque spiego una cosa intanto, scrivere è il mio primo libro, per cui non ho tanta fantasia generalmente, per cui ho fatto tanta ricerca sulle interviste, sulle cose che sono successe davvero, tutto quello che leggete è successo davvero in qualche modo. E a un certo punto la fantasia finisce, la ricerca finisce e io avevo bisogno di di caratterizzare dei personaggi. E su Buster Keaton, nonostante sapessi tanto, insomma, sappia tanto sulla sua personalità, eccetera, eccetera, ho attinto la memoria di mio papà e di mio nonno, per cui ci sono tanti dettagli che sono di mio papà e di mio nonno, ma che lo rendono più personaggio letterario in un certo senso, quindi per quello sono più affezionato. Non so, ma cose abbastanza semplici, per esempio, mio papà ha sempre fatto con la gabbiettina degli spumanti una sedia, una scultura di una sedia, e glielo faccio fare a Buster Keaton. E nell'incontro, perché a un certo punto della sua vita, Buster Keaton incontra Samuel Beckett per girare un cortometraggio che si chiama Film, che è un incontro assurdo, cioè già a raccontarlo così, e soprattutto per come sono andate le cose, e gli faccio fare questo gesto semplice a Buster Keaton, cioè fare una sedia, e in quel momento io mi immedesimo in Beckett, che vede questa cosa semplicissima, ma a un certo punto di vista magica, e Buster Keaton a sua volta è assurdo più del teatro assurdo di Beckett per certe cose, per cui Buster Keaton ha iniziato una partita di bridge con due suoi amici che sono morti e ha lasciato la partita di bridge su quel tavolo per tutta la sua vita, che è appunto perfettamente in linea con il teatro di Beckett. Ci sono tante linee di pensiero, va bene, smetto di parlare di Buster Keaton, sennò poi... Come ha preso la critica, diciamo che tu hai presentato dei mostri sacri, se così possiamo definirli, del cinema, sotto un'ottica diversa, ad esempio anche lo stesso Buster Keaton, l'hai appena accennato tu, anche lo stesso Hitchcock, che magari ci immaginiamo un Hitchcock cupo, sempre chiuso, che pensa magari a omicidi, ad assassini, come è stato magari per la critica? Tu hai presentato questi personaggi così, in una maniera diversa? Ma in realtà, dunque, non ho mai avuto un confronto diretto con un critico che mi abbia criticato, tranne in alcuni casi, per esempio, amando tanto Buster Keaton, avevo un approccio un po' critico nei confronti di Chaplin, per esempio, per cui qualcuno mi ha rimproverato di essere un po' troppo duro nei suoi confronti in alcune parti, perché il libro è diviso in due parti, per ogni racconto sono 24 racconti, e poi c'è una sezione finale che si chiama Backstage, che è a sua volta un racconto in realtà sul racconto raccontato, in cui spiego chi sono i personaggi in gioco. E su Chaplin sono stato un po' duro, ma perché Chaplin è un personaggio che a un certo punto, ed è quello che mi irrita di lui, non mi irrita di lui perché mi piace tantissimo Chaplin, ma che si è improvvisato filosofo e politico, per cui ho pensato di essere filosofo e politico, e andava agli incontri con Buster Keaton, che invece è sempre stato, appunto, nella citazione iniziale del libro dice, quello che mi interessava era far ridere la gente. Poi i cahiers du cinéma, i critici eccetera, gli hanno affibbiato delle filosofie che non ci sono, ma che è giusto che la gente si faccia, che gli spettatori si facciano magari, e ho perso il filo, e quindi c'è questa parte finale che era un po' critica nei confronti di Chaplin, qualcuno me l'ha detto. In realtà poi il grosso del materiale di questo libro sono le interviste ai registi, cioè il libro è fondato su i libri che o hanno scritto i registi, per cui autobiografie, interviste e biografie. In tutti i casi c'è sempre già un filtro della finzione, cioè se io vi chiedo di raccontare un aneddoto della vostra vita in cui vi siete sentiti importanti, più o meno tutti modificate quello che state raccontando, in bene o male, secondo me, questa è la mia ipotesi. Tanto più un regista che per definizione è una persona un pochino piena di sé, o comunque che ha un certo, secondo me un pochino
qualcosa inventato. In alcuni casi sono proprio totalmente inventati, inventano dei ricordi. Ci sono dei casi anche in Buster Keaton in cui racconta delle gag come se fossero dei ricordi, ma non lo so. Per cui io ho preso queste fonti che teoricamente sono primarie, cioè quello che dicono i registi, e quello è indiscutibile, cioè per quanto un critico possa non essere d'accordo, se un regista ha detto che quella cosa è successa, quella cosa è successa. E mi interessava prendere i momenti in cui i registi sono più a nudo possibile, per cui nei momenti in cui sono uomini, perché questa cosa a me mi ha sempre un po' lasciato... Cioè io sono cresciuto con la separazione tra i geni e quelli che invece sono degli studenti normali che magari si impegnano oppure no. Io ero in quelli sotto ancora, per cui questa cosa mi dava ancora più fastidio. Però appunto c'è una mia cara amica che è sempre stata trattata da genio, non ha mai studiato, la traduceva dal greco al latino benissimo, per cui era un genio. E c'è un po' questo approccio, cioè c'è Orson Welles è un genio qualsiasi cosa abbia fatto. Orson Welles ha fatto tantissime porcate di film, cioè per me bellissimi perché mi piace talmente tanto lui come recita che anche quando fa un film di serie Z è bello, però ne ha fatte tante, anche abbastanza discutibili. Ma soprattutto era un uomo, era un grandissimo cialtrone nel senso alto della parola, cioè, e c'è un racconto che è il 25esimo che non viene dato col libro perché ci siamo inventati questa cosa, cioè i fotogrammi sono 25 nel digitale, però in pellicola sono 24, per cui nel libro cartaceo sono 24, però se il libro vi è piaciuto scrivete una mail all'editore, l'editore vi regala il 25esimo digitale, per cui via mail, che è su Orson Welles, ed è una storia che lui racconta, vera, di lui che porta a una festa per stupire il pubblico un coniglio in tasca, per cui si fa tutta la sera con cappotto e coniglio in tasca, nella speranza che qualcuno a un certo punto gli chieda di fare qualcosa, perché lui ha fatto girare la voce di aver iniziato a studiare magia. Per cui lui spera che qualcuno gli chieda di fare questo numero di magia e sta tutta la sera con sto coniglio in tasca che continua a morsicare eccetera eccetera, nessuno glielo chiede, per cui torna a casa col coniglio in tasca senza averlo tirato fuori. E secondo me racconta bene la parte di là, diciamo, lì non c'è niente del genio, c'è sempre è uno che appunto si è portato un coniglio in tasca col cappotto tutta la sera e se l'ho riportato a casa e gli dà una carota in cucina da solo. Per cui questa cosa qui secondo me era bella per raccontare un po' l'eccentricità, se vogliamo, però anche il lato umano, insomma, il voler stupire e rimanere un po' con le pive nel sacco, insomma. Quindi possiamo dire che hai cercato di dare un fotogramma della vita reale di questi grandi mostri sacri, insomma. Un'altra domanda, a chi consigli di leggere il libro? Solamente un pubblico di cinefili o anche, diciamo, a chi vuole farsi una cultura sul cinema? Questa è una domanda abbastanza, cioè la mia risposta è abbastanza retorica, cioè nel senso è come chiedere a un pizzaiolo chi vorrebbe mangiare la pizza, cioè tutti, mangiarla tutti siamo contenti, anzi più ne mangiano più sono contenti. La cosa strana, sono due cose strane, uno è che io ho scritto il libro pensando a un pubblico giovane che è quello con cui lavoro, per cui appunto dai 18 credo, perché prima è un po' difficile, un po' complesse alcune cose, ai 30, una cosa del genere. In realtà poi ho venduto tipo appunto l'80% delle copie credo agli over 60, over 50, per cui mi sa che ho sbagliato il target, però va bene lo stesso, cioè non è che... infatti vedendo te mi sono sentito contento, insomma sei sotto i 20, per cui ho detto caspita, l'ha letto in una giornata perché è arrivato all'ultimo, per cui ne sono molto onorato di questa cosa qui, e l'ho scritto per un pubblico non cinefilo, proprio per invogliarlo a scoprire delle persone. Anche perché alcuni sono molto famosi, per cui c'è Chaplin, c'è Hitchcock, c'è Buster Keaton, c'è Stanlio, che è una storia bellissima, che muore in ospedale pensando a olio, dicendo una cosa assurda prima di morire che non ha nessun senso, ma è bella proprio per quello, cioè mi piacerebbe essere a sciare, dice, prima di morire, e l'infermiera gli chiede perché le piace sciare, e lui dice no, odio sciare, e muore. Questo è quello come finisce Stanlio, insomma è una morte bellissima, cioè per quanto possa essere bella una morte, per cui appunto ho pensato a un target di giovani non interessati al cinema per farle appassionare al cinema, e per quello c'è anche il backstage, proprio per spiegare un po' di cose. Ci sono dei registi che non credo nessuno conosca, c'è Rom che è un regista, c'è questo regista lituano che ha fatto un film che ho conosciuto tramite amici perché non credo neanche esista su internet. È un regista molto importante nell'Europa dell'Est, Russia, Lituania, Estonia, eccetera, e ha fatto un film per cui è stato espulso dalla Russia e quel film non l'ha mai visto, cioè l'ha finito di montare, l'ha consegnato, la censura l'ha bloccato e l'ha visto 40 anni dopo, per cui mi sono immaginato, e lì ho inventato tanto, lui che dopo 40 anni vede un film che ha montato 40 anni prima.
E questa cosa appunto secondo me era molto divertente anche per lui, anche autocritica, perché poi le cose che uno fa quando ha 20 anni, quando uno ritrova, ogni tanto qualcuno ritrova delle poesie che ha scritto a 18 anni e vorrebbe suicidarsi, credo, per quelle cose che è esattamente quella cosa lì mi sono immaginato, per cui questo era un po' il tentativo era quello di far appassionare tutti quelli che sono non cinefili. Poi in realtà l'hanno comprato soprattutto i cinefili, per cui non sono bravo col target, per cui l'hanno comprato gli over 50, ma c'è una motivazione molto semplice, cioè ho presentato il libro soprattutto nei cineforum, che è una parte del mio lavoro, è presentare film. Per cui il pubblico del cineforum, lo dice la parola stessa, sono sopra i 50 mediamente, tranne qualcuno, insomma è raro, i casi sono rari, e sono soprattutto cinefili perché hanno il cineforum, per cui questa è un po' la motivazione di questo errore di target, però lo scopo era diverso, ma siamo ancora in tempo, cioè. No, assolutamente, infatti la sezione backstage, diciamo, possiamo definirlo un compendio, non è molto utile, perché io stesso, quando mi sono prestato a leggere il libro, molti artisti erano sconosciuti, però grazie insomma a questa sezione compendio, diciamo che ho scoperto, e quindi sono riuscito a, come ci titolo nella premessa, a farmi una cultura sul cinema. L'ultima domanda, la pubblicazione del libro inaugura sia la casa editrice che la collana. È proprio sulla collana che avete deciso di chiamarla Pig Pen, che letteralmente vuol dire recinto di porci. Come mai, di maiali, come mai avete scelto proprio questo nome per la collana? Allora, qui in realtà è una domanda che andrebbe fatta all'editore, perché io centro meno, però appunto ormai abbiamo presentato il libro talmente tante volte che posso fingere di essere anche l'editore. Intanto ho scelto, è stata una cosa divertente, cioè questo editore, che è un editore nuovissimo, che inaugura tutto con me e di cui sono molto grato, aveva un'idea di letteratura fisica, per cui voleva fare un prodotto che fosse di qualità, con la carta. Io gli avevo chiesto due cose: che la copertina non fosse rigida, perché mi danno fastidio le copertine rigide quando si leggono, e che la carta profumasse, perché in un periodo buio della mia vita, vabbè, questa è una cosa personale, vabbè, fa niente, e soffrivo di insonnia e non riuscivo a combattere l'insonnia, e l'unico modo che ho trovato a un certo punto per combatterla è mettere il naso tra le pagine dei libri Feltrinelli, quelli con la copertina morbida che profumano, e che poi ho fatto fare a Totò, esatto. Non c'era i libri Feltrinelli, non mi hanno pagato la Feltrinelli, perché non potevo mettere lo sponsor, però e al di là di questo aneddoto qua, che comunque nella prefazione, per cui tanto personale poi non è, mi piacciono i libri che profumano e che sono facili da leggere con le lette, eccetera eccetera, e lui ha un'idea di letteratura molto fisica e simile, per cui il maiale è l'animale che rappresenta di più questa cosa qua, di consumare proprio fisicamente il libro, eccetera eccetera. In più Pigpen è il nome, dunque vediamo se la dico giusta, sennò poi mi si arrabbia l'editore. Il Pigpen è un tipo di alfabeto criptato che veniva usato dalla massoneria per mandare messaggi in codice, ed è quello che c'è nelle prime pagine, per cui a lui voleva, gli piaceva l'idea di chiamarla con un significato che rimandasse a un doppio significato, per cui un linguaggio che però vuol dire anche qualcos'altro. Infatti si chiama Seconda Vista Edizioni, per cui spero che più o meno sia quella cosa lì. Il backstage, come dici tu, al di là, a volte cioè, ti spiega chi sono dei registi, in altri casi i registi sono talmente, per esempio Chaplin, che poverino l'ho trattato male, l'ho sbagliato in fretta, cioè su Chaplin c'è un racconto, qualcosa, però è talmente famoso che tutto sommato mi sono un po' limitato, ho spiegato di più i libri, gli autori più famosi. Walt Disney, c'è un aneddoto su Walt Disney che lo conoscono tutti, e mi sono limitato a copiare una citazione di Groucho Marx, con cui credo vi lascio, credo, che dice che esiste questo libro, c'è un libro che è l'autobiografia di Walt Disney, che è molto autocelebrativa, e citando Groucho Marx ho detto: ho comprato questo libro, non ho mai smesso di ridere dal momento in cui l'ho preso in mano, un giorno lo leggerò. Bene, grazie mille Francesco per l'autopresenza.